Eccoci qua, buongiorno, oui, come va? Benvenuti, bentornati, bentornate, un saluto a tutti quelli che hanno la pazienza e la costanza di seguire questi inutili e velleitari consigli. Però mi fa piacere perché è una forma di affetto che voi avete nei confronti del vostro vivaio e soprattutto immagino della vostra libreria che è sita in Piazzetta Masurro al Vomero. Molti di voi lo sanno, moltissimi di voi lo ignorano, nel senso che ignorano la necessità impellente di essere qui in libreria, di venire in libreria. Da ieri, dal 1° febbraio, si accede con il Green Pass. Noi non siamo tenuti a fare dei controlli se non a campione, e comunque riteniamo che sia nell'ambito delle misure anti-Covid che stanno comunque portando, ci stanno portando fuori dalla pandemia, sia comunque cosa buona e giusta che ci sia ancora questa spinta alle vaccinazioni. Ci sono a volte delle discussioni, delle questioni che uno eviterebbe volentieri sia di prendersi che di alimentare, ma vi racconto questa giusto per amore di cronaca, e anche perché va a incidere su una cosa nella quale io credo profondamente. Un post di un paio di giorni fa che annunciava appunto la necessità diciamo, di avere il Green Pass base per entrare anche in libreria, parleggiavano le più diverse opinioni, come spesso accade sui post, nei post su Facebook. C'era anche il discorso di come comunicare questa situazione alla clientela, quindi c'era il discorso cartello sì, cartello no, controlli in che modo farli, cosa fare, e come proporre questa situazione alla clientela, se giustificarsi o meno e quant'altro. All'interno di questa discussione, un utente Facebook scrive a un certo punto, rivolgendosi a me e ad altri colleghi, così: mi meraviglio di voi che vendete cultura. Come potete soggiacere a una sottocultura del genere e poi vi lamentate che i vostri negozi sono vuoti? Ecco, io ormai da 40 anni insisto in questa spiegazione. Noi non vendiamo cultura. La cultura, prima cosa, non si vende, non è un salame, non è un vestito, una pezza di Armani o qualunque altra merce. La cultura è una cosa, i libri sono merce, noi vendiamo libri. La cultura la fa chi il libro lo crea partendo da sue conoscenze, da sue convinzioni, da suoi stimoli personali, da sue pulsioni interne, sue necessità impellenti di mettere sul foglio parole, spesso a caso. E la cultura la fa chi decide che tutto questo diventi libro. Da allora in poi nasce la filiera del libro, che è una filiera commerciale. E attraverso i vari passaggi fino in libreria la merce passa e viene venduta. Poi arriva al lettore e lì si ricomincia a parlare di cultura. Perché la scelta già di un libro, il leggerlo, l'assimilarlo, il capire di cosa il libro parli, sia che sia narrativa, sia che sia saggistica, non c'è bisogno di generi in questo caso,
Quella è cultura. Amare un libro, odiarlo, disprezzarlo, dire non mi piace, non lo voglio più leggere, così via, quello è cultura. Quello fa parte della cultura personale che sommata a tutto quello che c'è nell'universo, e dopo parleremo anche dell'universo nelle presentazioni, tutto quello dà quello che è la cultura universale. Io la vedo così. Quindi la cultura la fa chi un libro lo scrive e poi casomai chi lo legge lo rielabora e avendo elaborato elabora un pensiero e di quel pensiero si fa portatore. Non è detto che addirittura poi non venga stimolato a scrivere anche lui. La cultura non si fa solo scrivendo, lo si fa anche discutendo, si fa anche parlando come facciamo qui in libreria, confrontandosi con gli autori, confrontandosi tra lettori, confrontandosi in questa libreria unica in Italia, dove i cosiddetti commessi, lo staff è fatto di lettori e quindi avendo ognuno di loro delle speciali, sicuramente delle preferenze che traspaiono poi al momento dell'approccio con il cliente. Io cerco sempre di dire evitiamo di farle trasparire troppo, perché il cliente che entra in libreria molto spesso ha le idee chiare o comunque viene per comprare un determinato libro per determinati motivi, quindi evitiamo di far trasparire poi le nostre idee se non collimassero con le sue o di non essere troppo entusiasti a presentare qualche cosa sulla quale non crediamo. E questo è anche lo spirito di questa rubrica, è uno stimolo. Le presentazioni non sono mai il consiglio del libraio aulico che pontifica e vi dà indicazioni sull'universo mondo della letteratura mondiale, mi vantando di aver letto tutto e di poter consigliare tutto e di essere la fonte del sapere universale. Questi consigli soltanto sono veramente uno stimolo, una piccola vetrina anche delle novità, anzi oggi particolarmente, perché oggi è giorno di uscita di novità anche importanti, vedrete, e quindi questo è diciamo la funzione di questa rubrica, lo stimolo a venire in libreria, a sfogliare i libri, a guardarli. Se poi proprio non potete venire, sapete che c'è la possibilità di ordinare anche telefonicamente. Il numero, lo ripeto adesso, ripeterò alla fine, 081 578 0421. E cominciamo con sicuramente un libro atteso atteso da tanti, non soltanto in Italia, e sicuramente un ritorno gradito per molti, ed è questo di Isabella Allende, Violeta. Oggi nelle librerie ci sono troppi riflessi, ma comunque mi sembra che così il libro si veda bene. Bella copertina, bellissima copertina. Un libro al femminile, si svolge in Cile. Isabella Allende ci ha abituato a questi paesaggi, a queste storie al femminile e a questa narrazione ricca, ricca e prolungata. Si parte dagli anni 20, si parte con una pandemia, la spagnola, la famosa spagnola, che mietette milioni di vittime in tutto il mondo, e si finisce con una pandemia, quella che stiamo vivendo tutti, e diciamo un arco temporale di 100 anni, la storia di una donna che racconta la sua vita prima agiata, serena, nel Cile degli anni 20, poi man mano le difficoltà economiche, spostarsi in terre sempre più periferiche rispetto a diciamo alla civiltà urbana. E comunque la sua gioia di vivere, i primi amori, gli incontri, le passioni, i dolori, le guerre, insomma un panorama ampio, uno spaccato ampio della vita,
e della storia di tutto un secolo, e quindi un'occasione di lettura e di riflessione sulla condizione femminile, perché chiaramente la protagonista ha una storia che è incisa profondamente dal suo essere donna. E quindi sia sulla condizione femminile che su queste situazioni ambientali, quella di partenza e quella finale, che sono situazioni pandemiche, che sono sicuramente di interesse dovuto, oltre che per l'amore che molti di noi, di voi, portano all'autrice, a Isabella Allende. Quindi Isabella Allende, Violetta, finalmente è tornata in libreria per le edizioni, come sempre, Feltrinelli. Un uomo e una donna, la storia di una vita insieme, i rapporti che diventano particolari perché tra due grandi scrittori, tra due grandi intellettuali e divulgatori scientifici, insomma, è qualcosa di particolare questo, una questione di morte e di vita di Irving e Marilyn Yalom. La loro storia, la storia del loro incontro, della nascita del loro amore e dei loro rapporti soprattutto col progredire del tempo, e quindi con l'invecchiamento, anche con la malattia, anche con il lutto, perché la loro storia si interrompe con la morte di Marilyn, in una narrazione che, diciamo, non è necessariamente triste, anzi, a volte è ricca di spunti umoristici, e Irwin soprattutto ci ha abituato a queste divagazioni tra il serio e il faceto, quindi è assolutamente conforme e coerente col suo stile, e un volume diciamo, in cui il rapporto uomo-donna, marito-moglie, viene visto soprattutto nel suo progredire, come vi dicevo, nel tempo. Quindi è chiaro che c'è l'innamoramento, c'è la passione, c'è l'amore fisico, ci sono le difficoltà affrontate insieme e così via, ma c'è anche il fatto di invecchiare insieme, di quello che può essere un sereno passaggio o può essere in alcuni casi anche fronte di disagio, di dolore e poi appunto l'elaborazione di quello che può essere la mancanza, la perdita e quant'altro. Vi ripeto, vi do delle indicazioni che possono portare a pensare che si tratti di un libro tra virgolette triste, ma vi assicuro che da quello che ho potuto vedere sfogliando e leggendo a caso alcuni passaggi, triste non è, quindi è una bella lettura che appassionerà anche voi, come sicuramente vi appassioneranno sia leggendoli che guardandoli in televisione le nuove avventure di Lamanna e Piccionello, i protagonisti dei romanzi di Gaetano Savatteri. I colpevoli sono matti, quattro indagini a Macari, o Macari, Macari, sì, Macari perché c'è l'accento su A, lo sfrantummato Lamanna, disoccupato, giornalista sfortunato, e Piccionello che è oramai uno dei personaggi più divertenti e coinvolgenti della letteratura italiana moderna, tornano in quattro avventure che poi saranno il fil rouge
delle imminenti, se non sbaglio addirittura cominciano la settimana prossima, delle imminenti puntate della fiction televisiva. Per gli amanti del gioco, per gli amanti di Sabatelli e delle edizioni Sellerio, sicuramente un'occasione nuova di lettura, di divertimento e anche poi di scoperta di citazioni, perché Sabatelli in questo è maestro. Le citazioni cinematografiche e musicali di Sabatelli nei suoi romanzi sono sempre molto gradite e divertenti da scoprire. Gaetano Sabatelli, I colpevoli sono matti. Quattro indagini a Macari per chiaramente Sellerio editore. Prima parlando in generale della cultura, dell'universo, della cultura e così via, ho detto poi ne parliamo di nuovo dell'universo e parliamo, io penso che anche appunto, nell'universo della cultura ci siano dei buchi neri. Dei buchi neri nei quali sparisce l'intelligenza della gente e non la si ritrova più. Pensavi di riconoscere delle persone, pensavi di stimarle e improvvisamente ti accorgi che sono sparite. Quelle persone non esistono più, non esistono più non fisicamente, ma non esistono più nel tuo immaginario, in quello che tu ti eri creato come rapporto interpersonale o il rapporto che si stabilisce tra lettore e autore, insomma, spariscono in questi buchi neri perché non li riconosci più. Del resto può essere anche un'altra cosa, può essere che tu sia sparito in un buco nero e che intorno a te non vedi più quello a cui eri abituato, quindi è anche da capire in questi rapporti, in queste situazioni, quanto sia dovuto alla incapacità personale e quanto invece alle degenerazioni altrui. Tutto questo per raccontarvi di manuale di sopravvivenza ai buchi neri. La fisica quando è divulgata in maniera scorrevole e semplice e semplificata ma non banalizzata, è un argomento di grandissimo interesse, almeno per il sottoscritto, ma credo che ci siano parecchi che abbiano le stesse preferenze. C'è poco da spiegarvi, il libro è un libro edito da Saggiatore, l'autrice è una diciamo divulgatrice, ma non solo, è professoressa di astrofisica alla Columbia University, direttrice scientifica di riviste, insomma, tutto quello che è alla base di questo libro ha fondamento scientifico, quello che invece lo rende semplice, accessibile e ci dà delle spiegazioni interessantissime, è tutto merito dell'autrice, appunto, della professoressa Ianna Levin, Manuale di sopravvivenza ai buchi neri, per edizioni del Saggiatore. Questo credo che sarà un libro che noi presenteremo forse in primavera, perché l'autrice è già stata qui con noi, l'autrice è amata dalle nostre socie, lettrici, l'autrice ha un rapporto di amicizia molto forte e intenso con la nostrissima Titti Marrone e quindi sicuramente si creerà tutti i presupposti per avere una presentazione qui. Intanto io vi invito a leggere questo libro perché è un libro forte, con un personaggio principale alle prese con un mistero orribile, orrendo, ed è Anatomia di un mostro di Brunello Schisa.
non era scrisa, è napoletana, vive a Roma, giornalista, scrittrice, curatrice di collane, i cui libri, i libri di queste collane sono stati spesso presentati qui, sono la famosa collana di Giunti Terzo Tempo, curata da Lidia Ravera, e lei ha scritto per questi libri. Nel 2019 proprio, che è stata qui con questo Non essere ridicolo, è stata qui con noi, e quindi una presenza amichevole e una lettura, diciamo, sorprendente per il tipo di autrice, l'analisi di un omicidio efferato che nasconde delitti ancora più efferati e segreti tremendi, quindi c'è tutto per appassionare e per leggerlo tutto d'un fiato. Brunello Schisa, Anatomia di un mostro, l'editore è HarperCollins. Forse ci sarebbe qualcosa da dire sull'editore, sulla nomea che per il passato ha avuto, ma vedo che negli ultimi anni, diciamo un paio d'anni, la qualità editoriale di HarperCollins si è innalzata molto. In libreria arrivano belle cose e belle scelte editoriali, e diciamo che soprattutto per quanto riguarda le scelte di autori italiani, molto spesso ci acchiappano, in questo caso sicuramente col libro di Brunello Schisa. Adesso torniamo a casa nostra, nel senso torniamo da Io ci sto, per cose che succedono, succederanno a breve, e quindi la presentazione di libri che comunque sono novità, nello stesso tempo è anche un appuntamento, come un appuntamento questo Solo la pioggia, che io già l'ho presentato, di André Longo, che a febbraio avremo qui con noi, tra breve avremo qui con noi. Il libro è stato oggetto ed è oggetto di un gruppo di lettura curato da Enzo Alfano, e quindi molti di voi già l'avranno letto. E Andrei è bravissimo, veramente, ogni volta, ogni libro è una sorpresa. In questo caso è una storia familiare, chiamiamola così, direi fraterna, nel senso che si tratta di tre fratelli che nell'ambito della stessa azienda hanno un'azienda di costruzioni edili, hanno diversi ruoli anche relativamente al loro carattere, e che hanno l'usanza ogni anno di incontrarsi senza le famiglie nella vecchia casa di paterna, e fare una cena fra fratelli, approfittando poi del fatto di visitare i genitori al cimitero. Una sera la pioggia è talmente forte da non impedire qualunque movimento, quindi loro sono in questa casa, il vino li aiuta, li rende più loquaci del solito, i ricordi cominciano ad affiorare, e con i ricordi qualcos'altro, anche qualche astio del passato, qualcosa di nascosto, qualcosa di non detto, che finalmente viene detto. Quindi una bella prova poi di scrittura per André Longo, descrivere personaggi diversi, con sentimenti diversi, e fonderli in una narrazione che porta a un finale, che è inutile che io vi spoileri, ma comunque è comunque un romanzo che ha qualche cosa del libro giallo, detto abbastanza in maniera lata. Vi leggo il giudizio di Antonio Manzini, che qualche cosa ne capisce più del vostro libraio, probabilmente, per quanto riguarda i libri. È impossibile non amare questo romanzo, duro e cristallino come un diamante. Allora, di Andrei Longo, che penso tra pochi giorni sarà qui con noi,
vi invito sempre a guardare sulla nostra pagina i vari appuntamenti e seguire chi riceve, volesse ricevere i WhatsApp, può segnare anche qui sotto la richiesta o telefonare in libreria e chiedere di ricevere i WhatsApp che vi tengono informati settimanalmente su quelli che sono gli appuntamenti, e quindi di Andrei Longo, Solo la pioggia, Sellerio. Mentre invece questo è un appuntamento molto più a breve, domani abbiamo l'autore Vanni Santoni con La verità su tutto. È un libro Mondadori, un viaggio verso il cuore del XXI secolo. E questa è la fascetta, le fascette lo sapete, una fascetta non si nega a nessuno, ma in questo caso chi ha regalato la fascetta è Nicola La Gioia, e quindi qualcosa significherà. È una storia anche questa molto interessante, diciamo che attraversa diversi piani narrativi. Prima la ricerca, la protagonista è una giovane donna che ha una vita tranquilla, soddisfacente, fin quando non si imbatte in un video dove è ripresa la sua amante, compagna di un tempo. Il video è uno di quei video abbastanza crudi e violenti, e quindi riporta alla luce, alla memoria della protagonista, il distacco che ha avuto, il distacco traumatico per averla tradita, che ha avuto da questa compagna, da questa ragazza, e si interroga su cosa le sia successo e perché in quel video abbia quell'espressione terrorizzata e in alcuni versi assente. Quindi comincia una ricerca, e la ricerca si svolge poi nel mondo delle sette spirituali, di cui anche l'Italia è piena, alla ricerca della ragazza e alla scoperta poi di santoni, di cerimonie, di grandissime adunate, di un discorso anche dal punto di vista economico importante, perché dietro queste sette spesso ci sono interessi economici non indifferenti, e è la trasformazione della protagonista poi man mano in una delle santone che crea una propria setta, e quindi è da capire poi se si tratti di una vera trasformazione oppure di una ciarlatana, una delle tante che popolano sia il mondo del web. Ultimamente proprio il web è pieno di queste situazioni, sull'onda, dopo anni, come sempre capita qui in Italia, sull'onda del fenomeno americano, da Scientology a tante altre sette più o meno conosciute. Quindi è un libro di grande interesse, studiato e realizzato con particolare maestria da Vanni Santoni, che sarà qui domani con la nostra Francesca Marrone alle 18. In libreria si accede in questo caso alle presentazioni col Green Pass rafforzato e la mascherina FFP2. I posti sono numerati, cioè sono ridotti rispetto, anche se non sarebbe necessario, ma abbiamo mantenuto anche una certa riduzione dei posti rispetto all'affollamento, che potrebbe indurre a qualche timore. Quindi alle 18 domani Vanni Santoni, La verità su tutto, Mondadori, intervistato e
stimolato nella discussione dalla nostra Francesca Marone. Come sempre, chi non potesse venire per i più vari motivi, e a questo punto, come sempre, saluto Tina, saluto Rita e chi, diciamo, per motivi familiari in questo periodo è lontano da io ci sto, può seguire la diretta sulla nostra pagina a partire dalle 18 e in questo modo interessarsi ancora di più a questo libro ed essere stimolato all'acquisto più di quanto non vi abbia stimolato io con questa breve descrizione. Allora, di Vanni Santoni, La verità su tutto, Mondadori. E sabato pomeriggio, invece, dopodomani, sempre alle 18, abbiamo questo che nel giorno finale della cerimonia, della sacra manifestazione di Sanremo, della Settimana Santa, tanto qui una blasfemia più di un'altra, non leva e non mette, la Settimana Santa di Sanremo, nel giorno finale noi avremo Gianfranco Caliendo qui con Memorie di un Capellone. Penso che molti di voi riconoscano Gianfranco e capiscono di chi si tratti. Il Giardino dei Semplici, quindi dagli anni 70 fino ai primi anni di questo secolo, Gianfranco è stato il frontman di questo gruppo che fu creato da Totò Savio e Giancarlo Bigazzi, due degli Squallor. Ma la storia del Giardino dei Semplici è un modo per raccontare anche la storia di Napoli, della Napoli musicale, ed è evidente i nomi poi che incrociano la vita del Giardino dei Semplici sono i nomi che noi tutti conosciamo ed amiamo, da James Enese a Tony Esposito, a Pino Daniele e così via. Quindi c'è una in queste memorie di un capellone c'è tutto un mondo, ci sono aneddoti, ci sono personaggi che del sottobosco della musica, c'è soprattutto la grande passione che legava ragazzi negli anni 70 e che li spingeva a fare musica, quindi tanti gruppi di quel periodo, tanti personaggi di quel periodo, personaggi che poi, tanto per dirne uno, troverete citato qui tra i componenti di un gruppo, un certo Giuseppe Versicchio, Peppe per gli amici, ci sono i primi, gli albori della smorfia, ci sono i primi vaggiti musicali appunto di Pino Daniele, di Tony Esposito, e di James Enese, di tutta la combriccola che ha portato alla nuova musica, a un nuovo sound napoletano. E poi c'è chiaramente tutta la storia del Giardino dei Semplici che diciamo, ha attraversato questo periodo. Quindi sarà bello con uno dei protagonisti parlarne, con lui ci sarà il nostro Tommaso D'Ortelio e quindi sarà sicuramente una splendida occasione anche di ascoltare qualche cosa perché non ci faranno mancare sicuramente qualche intervento musicale che ci porterà abbastanza indietro nel tempo. Quindi, vi ripeto, parliamo di sabato prossimo, sabato pomeriggio alle 18, quindi avrete tutto il tempo di dedicarvi alla serata finale di Sanremo che di lì a 15 ore proclamerà il vincitore, se già non lo sappiamo tutti chi sarà. E quindi potete divertirvi un'oretta insieme a un protagonista della musica degli anni 70. Gianfranco Caliendo, Memorie di un Capellone, per edizione di Jacobelli. Ci vediamo sabato qui o sulla
sulla nostra pagina Io ci sto, come sicuramente sapete. L'ultimo ricordo, l'ultimo annuncio, l'ultima anticipazione è per lunedì prossimo alle 8:30 a Ardiana. Maurizio presenterà la sua equazione del cuore in prima nazionale. Maurizio è già stato qui e abbiamo avuto il firmacopie, che è stato, io considero, un evento, un record assoluto per un firmacopie in questa situazione, in questo clima di pandemia e in questo clima di timori e di disagio. Invece l'afflusso, l'affetto che ha circondato Maurizio è quello che è di sempre, è quello solito, è quello che sempre trova qui da Io ci sto, ed è ribadito dal fatto che Io ci sto sarà la libreria di riferimento per questa prima nazionale audiana alle 8:30 lunedì, con Sergio Castellitto e Marco Zurzolo. Quindi avremo una splendida voce a leggere pagine del libro. Avremo Maurizio che ce lo spiegherà, ce lo racconterà e ce lo farà amare come lo ha amato lui, e poi ci sarà il sottofondo musicale del trio condotto appunto da Marco Zuzzolo. Quindi un vero e proprio spettacolo nel massimo rispetto delle regole, con tanti posti a disposizione. L'ingresso è libero, non c'è bisogno di prenotazione, e c'è l'occasione, appunto, essendoci noi, di acquistare il nuovo libro di Maurizio De Giovanni, Le equazioni del cuore. Non c'è neanche bisogno che ve lo faccia vedere, anche perché qui in questo momento non ce l'ho, però eccolo qui, ve lo faccio vedere qua nella locandina. Eccolo qui. Molte e molti di voi lo hanno già acquistato e ricevuto, e alcuni hanno anche finito di leggerlo e quindi sanno di che cosa sto parlando. Ho finito. Come al solito, non voglio deludervi, faccio un passaggio veloce all'indietro. Può darsi che non abbiate preso appunti a sufficienza, e così invece potete farlo e chiamare immediatamente in libreria 081 578 0421. Rosaria sicuramente, Maria Rosaria Corrado sicuramente avrà provveduto a pubblicizzare il numero. E intanto, appunto, ricordate che vi ho parlato di Memorie di un capellone, Gianfranco Caliendo, il frontman del Giardino dei Semplici, che soprattutto anni 70-80 è stata una vera icona del sound napoletano. Il libro che domani Francesca Marone presenterà qui in libreria è che è una storia al femminile, ma diciamo, uno sguardo su un fenomeno interessantissimo, che è quello delle sette spirituali, non sette sataniche, sette spirituali in Italia. Vanni Santoni, La verità su tutto, domani alle 18 in libreria. All'inizio della prossima settimana, ecco, c'è anche un altro annuncio da farvi, lo faccio proprio in finale, vi dico di che si tratta. Solo la pioggia di André Longo, questo romanzo di Brunello Schisa di cui si parlerà molto e che molto piacerà e che presenteremo probabilmente in primavera, Anatomia di un mostro di Brunello Schisa. Vi ho parlato dei buchi neri della cultura universale, e come spunto per presentarvi questo manuale di sopravvivenza ai buchi neri, edito dal Saggiatore,
della professoressa Yanna Levin, una divulgatrice eccezionale, e quindi un libro piacevolissimo da leggere, come del resto è piacevole e divertente immergersi nelle storie di Gaetano Savatteri, I colpevoli sono matti, quattro storie a Macari, quattro indagini di Ramanne Piccionello. Questo connubio che dura una vita, due vite diciamo, incrociate in una questione di morte e di vita di Irvin e Marilyn Yalom, amore, passione, condivisione e poi invecchiare insieme, appoggiarsi uno all'altro, sostenersi fino alla necessaria separazione. E infine ho cominciato con la novità più importante della giornata dal punto di vista editoriale, delle vendite, ma comunque anche dal punto di vista dell'affetto e dell'amore dei lettori, con questo Violeta, il nuovo libro di Isabella Allende, che non vi deluderà sicuramente. Io ho finito e appunto vi avevo preannunciato un'altra notizia importante. La notizia importante è che noi la settimana prossima, da lunedì e probabilmente fino a fine settimana, saremo chiusi. Quindi non ci sarà neanche l'appuntamento con il libraio, saremo chiusi per inventario, per rimettere un po' a posto le cose dopo 2 anni di pandemia e di spostamenti e di libri arrivati e di libri partiti e così via, malgrado siamo molto attenti a tutti i carichi e scarichi dei libri, poi bisogna comunque pareggiare quello che c'è effettivamente in libreria con quello che il nostro gestionale ci racconta, e quindi è anche l'occasione di rimettere a posto gli scaffali, di fare una ulteriore sanificazione. E poi ci sarà un lavoro importante che riguarderà il deposito, con nuove scaffalature, che renderanno più funzionale, più razionale il lavoro delle nostre meravigliose Goldies, le signore che si interessano dell'usato e che tante soddisfazioni danno a Io ci sto. Quindi saremo chiusi, non potremo vendere in quel periodo. Non vi dimenticate di noi, e non mi dimenticate di me, tanto io comunque torno. È una minaccia e io le minacce di solito le mantengo sempre. Un bacio a tutte, ciao!